Ma la politica della regione, diciamo il Friuli Venezia Giulia, tutto sommato, tutte le varie amministrazioni di destra o di sinistra sono state abbastanza oneste, diciamo. Quindi non è che possa dare un gran giudizio. È una delle regioni, forse, come tutte quelle del nord Italia, abbastanza bene amministrate. Quindi c'è proprio questa differenza, purtroppo, delle due Italie. L'Italia del nord generalmente amministrata in maniera decente, il centro discretamente, più giù si va e peggio va. E questo temo, quando ci sarà il federalismo, peggiorerà le cose. Credo siano ignoranti, la miopia dovuta all'ignoranza. Beh, c'è anche questo, certamente, si favorisce la scuola privata, si vogliono fare università private, si vuole privatizzare la RAI, e la scuola privata cura prima i propri interessi che quelli di tutti i cittadini. In Italia in certi campi è buono ancora, certo che senza fondi andrà sempre più impoverendosi. Dovrebbe pretendere dei governanti più colti, più onesti, che si rendano conto delle necessità del paese che sono prioritarie rispetto alle loro personali. Ma non lo so, certo se non avessi nessuna speranza di un futuro, forse rimarrei all'estero. Avrei potuto restare in America, sono tornata perché avevo già una posizione. Certo se non avessi avuto nulla probabilmente ci sarei rimasta. Prego.